Sui cieli della Sardegna volano sempre meno pernici e pensare che la Lectoris barbara, questo il nome scientifico della pernice sarda, ha scelto tra le varie regioni italiane proprio la terra dei Mammutones per nidificare e proliferare. Si stima che questa specie sia presente nel territorio isolano con una popolazione compresa tra le 3.000 e 10.000 coppie. Altri dati dicono tra le 7.000 e 20.000 coppie. In sostanza, non esistono dati ufficiali. Una forza vitale per l'economia avifaunistica della Sardegna, la presenza costante della pernice ha portato ad un risultato apprezzabile anche in termini di flusso turistico. Sì, perché la caccia a questo volatile è stata e rimane non solo un obiettivo dei cacciatori sardi, ma rappresenta un'occasione importante per ospitare gli appassionati sui generis provenienti dalla penisola. Della serie E ci dispiace per le pernici, sino a pochi anni fa si riusciva a coniugare felicemente il detto due piccioni con una fava. Su queste basi la stagione venatoria univa l'utile al dilettevole. Usiamo il verbo al passato perché negli anni le cose sono cambiate. La pernice sarda è ormai in forte diminuzione ed ora appare necessario per il variegato mondo avifaunistico regionale proporre ed organizzare metodi che consentano il ripopolamento di questa specie in ambito locale. Questa puntata di Natura da Salvare è proprio incentrata su questo argomento e per capire cosa bisogna fare, come programmare e come intervenire abbiamo sentito l'opinione di rappresentanti di aziende, allevatori e amici della pernice. Parte da qui, da questo meraviglioso scenario di una Sardegna incontaminata. Siamo nel territorio di Loculi e siamo vicino a uno dei simboli di questa realtà della baronia. Mi avvicino perché c'è il sindaco appunto di Loculi, Alessandro Luche, che saluto. Cioè, questo è uno dei simboli di una realtà che ha bisogno di essere valorizzata, che punta anche sull'arte e sulla cultura. Sì. Riteniamo che questa sia una buona occasione sicuramente per presentarci a tutta la Sardegna, perché nell'ottica della valorizzazione del territorio intendiamo portare avanti quella idea di turismo sostenibile sotto le diverse sfaccettature però del turismo stesso, quindi partendo dalla cultura, l'arte, l'enogastronomia e sicuramente quella che per noi è molto importante, la valorizzazione del territorio sotto il profilo del turismo venatorio. Questo è l'obiettivo che vogliamo portare avanti. Sotto appunto questo punto di vista stiamo aderendo come partner al progetto pilota promosso dagli amici della Pernice Sarda e che ci ha consentito appunto di portare avanti ancora una volta quella idea di un programma che è finalizzato alla promozione del turismo sul territorio, del turismo venatorio appunto. Sotto questo punto di vista quindi ci trova perfettamente in sintonia e d'accordo. Loculi ospita un allevamento di pernici sarde molto importante e all'avanguardia, diremmo così, unico o comunque rispetto in tutto il territorio della Sardegna molto importante, e quindi in coerenza anche con quella che riteniamo essere le ricadute sul territorio, abbiamo ritenuto di sposare l'idea di questo progetto pilota. Progetto pilota finalizzato al ripopolamento della pernice sarda. Ecco, in questo caso particolare si richiede l'intervento della mano pubblica, quindi c'è una sorta di appello a mamma regione perché sposi questo progetto. È chiaro, e questo è proprio l'intento principale. A fronte appunto delle difficoltà che la regione Sardegna incontra a, diciamo così, riconoscere la possibilità a che il ripopolamento della pernice sarda, la cosiddetta Lectoris barbara, trovi, diciamo così, attecchimento e vada nell'orizzonte di una estensione su tutto il territorio della Sardegna, la mano pubblica ha un ruolo importante, partendo proprio dall'interesse e dall'obiettivo di raggiungere quello che poc'anzi dicevo in ordine al turismo sostenibile, al turismo venatorio sostenibile. Riteniamo che vogliamo dar voce a chi ha passione per poter portare avanti una politica finalizzata a smuovere quei vincoli e quei rigorismi della normativa regionale che purtroppo in un certo qual modo limita, ecco, la possibilità di creare
creare nuovi ripopolamenti su tutto il territorio sardo. Iniziative legate al territorio, il coinvolgimento dei bambini e delle scuole dell'infanzia per scoprire la natura, godersi gli spazi aperti e conoscere le specie che popolano quest'area della Valle del Cedrino. Siamo nel territorio dove è situata l'azienda, dove appunto viene svolta l'attività di ripopolamento della pernice sarda, e adesso andiamo a sentire uno dei nostri interlocutori, Roberto Marras, allevatore delle pernici sarde. Con due cani, che cosa ha messo in questo momento? Allora, abbiamo messo dei localizzatori per i cani, che servono per individuare il cane quando trova la selvaggina in campo aperto. Questi si chiamano beeper, sono dei due beeper di Umberto 2000, che praticamente appena trovano la selvaggina in campo, i cani fermano il selvatico, e i beeper avvertono con un suono sonoro la presenza dei cani in fermo. Senta, le chiedo, ma allevare le pernici è più facile rispetto, che so, ad allevare le galline? No, è tutta un'altra storia, diciamo. Allevare le pernici è molto difficile perché ci sono dei procedimenti da fare, è molto importante l'igiene dell'allevamento, non è come allevare, diciamo, la gallina o un semplice animale domestico, capito? Parliamo sempre di un animale selvatico, capito? Poi la pernice ha bisogno di un habitat naturale, ad esempio soprattutto la macchia mediterranea. Sì, ha bisogno, dove vengono allevate per preambientarsi direttamente nel territorio libero, hanno bisogno di voliere ampie con cespugliato al loro interno, e soprattutto hanno bisogno di adattarsi, cioè a campo aperto, a terra, capito? Direttamente nelle voliere, e poi vengono liberate nel territorio libero. Cioè, in questo caso, all'interno dell'azienda agrituristica Venatoria Gialle Urrule. Adesso raggiungiamo, sempre nel territorio dove è situata l'azienda, Franco Viola, che è l'associazione Amici della Pernice Sarda. Loro hanno un obiettivo particolare nel ripopolamento appunto di questa particolare specie, e gli chiediamo quali sono appunto questi obiettivi. Allora, il progetto che stiamo portando in esecuzione ha come obiettivo rendere accessibile il ripopolamento della pernice sarda in tutta la Sardegna, perché la normativa attuale regionale non consente questa attività. Noi riteniamo che se viene riordinata questa normativa, la caccia alla pernice sarda può di nuovo essere svolta con piena soddisfazione da tutti i cacciatori sardi. Questo progetto sta dimostrando che con tecniche d'avanguardia, che poi sono quelle tecniche che usano in tutti i paesi d'Europa, dove poi i cacciatori italiani vanno a caccia con notevoli spese, è possibile effettuarlo anche nella nostra meravigliosa isola,
che ha un territorio che si presta perfettamente al ripopolamento delle specie autoctone. Ecco, non c'è una stima ufficiale su quante sono le coppie di pernici sarde, si parla dai 3.000 ai 10.000, c'è chi parla addirittura sino a 20.000 coppie. Come si fa poi a ripopolare? Che cosa c'è di particolare in questo progetto? Allora, questo progetto tende a riportare la densità dei capi a una, diciamo, a una media che sia, che consenta una caccia sostenibile. Perché se noi andiamo a vedere le stime attuali, sono, la pernice sarda è fortemente in sofferenza. Quindi è inutile diciamo, svolgere attività venatoria in territori dove la pernice non ha una densità ottimale. Questo progetto porterà la densità della pernice sarda da una media di 5-10 capi per 100 ettari a 65-70 capi per 100 ettari, rendendo possibile una caccia sostenibile, programmata e soprattutto dosata in funzione della densità dei capi che risultano presenti nella zona.